A SIGEP 2024 non può mancare il tradizionale appuntamento con caffè cremoso, l'espresso di Napoli. Siamo in compagnia di Walter Würzburger, il titolare e direttore commerciale dell'azienda, che saluto con grande piacere. Ciao Walter. Buongiorno a tutti. Intanto ci sarebbero un po' di cose da dire su Caffè Cremoso, sul nuovo stabilimento in fase di ultimazione, sulla miscela che è andata a vincere il Camaleonte Award 2023-2024. Da dove vogliamo iniziare? Possiamo iniziare proprio dalla vincita di questo premio, per noi molto importante, che ci ha dato tante soddisfazioni e gratificazioni. Premio della guida del Camaleonte, dove ci sono i due guru, Andrei Codina e Mario Iliano, che hanno scritto questa cura, che l'hanno curata, e alle spalle c'è un panel di assaggiatori. Quindi tra tutte le aziende che sono state degustate i prodotti, ci sono alcune che si sono contraddistinte per qualità dei propri prodotti, e noi siamo stati onorati di aver vinto sia l'award per la miscela Moka, sia il premio come caffè super consigliato dalla guida, quindi tra le miscele di caffè espresso che loro consigliano di provare. Diciamo, e diciamolo questa volta, che non c'è una cultura approfondita sul caffè in quanto tale, come pianta, come lavorazione, come scelta dei grani con le percentuali di difetto da pubblicare poi sì agli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto al consumatore finale. La vostra miscela si contraddistingue perché è davvero ai limiti della perfezione. Grazie, gentilissimo, grazie per questo complimento. Degli esperti hanno, per considerarla insomma, un caffè super consigliato dalla guida, è perché proprio si è contraddistinto per il suo sapore cioccolattato, un gusto morbido, un caffè profumato e soprattutto facile nella lavorazione del caffè. Questo è dovuto anche all'iter che noi facciamo con tutti i nostri clienti, ovvero noi non vendiamo, come dico, la busta di caffè, ma bensì la tazzina, ovvero seguiamo tutto il corso formativo da parte dei baristi, quindi formiamo il personale, seguiamo i macchinari affinché abbiano una buona resa, e infine con un prodotto eccellente non possiamo che avere poi una resa eccellente. E questo fa sì che la maggior parte dei nostri clienti anno per anno aumentano le loro vendite. Aumenta anche grazie all'incremento della rete di venditori che si aggiungono a quelli già in essere su tutto il territorio italiano. Sì, lavoriamo non solo sul territorio italiano, soprattutto nella zona campana, dove oggi a Napoli Centro siamo leader, siamo il caffè più presente nel cuore di Napoli, ma anche in Calabria, in Puglia, anche in Lombardia, ma il mercato estero anche prende sempre più piede, quindi siamo molto presenti in Spagna, in Portogallo, in Germania si lavora tantissimo, ma anche oltreoceano, quindi lavoriamo anche bene in America, soprattutto su Miami. C'è un bel lavoro e soprattutto una grande richiesta soprattutto dai paesi asiatici, dove il mercato di cremoso prende sempre più piede. Questo nonostante il problema legato alla crisi del reperimento della materia prima, che soprattutto nell'ultimo trimestre è diventato fastidiosissimo per chi realizza torrefazioni di caffè. Sì, questo problema c'è stato purtroppo per l'approvvigionamento, e anche i prezzi sono schizzati, però noi con la nostra politica di approvvigionamento noi preveniamo, facciamo dei contratti anche semestrali, annuali con i nostri fornitori, con le partite che vengono testate e approvate da un panel di assaggiatori, e quindi per fortuna questo problema non ci ha toccato. Quanto è importante avere nel vostro marchio la scritta L'Espresso di Napoli? È importante perché identifica l'espresso napoletano, che è famoso nel mondo. Come dico sempre, l'espresso napoletano è un punto di riferimento per il caffè italiano, che già si contraddistingue nel resto del mondo. Stare a Napoli e fare un caffè è come stare a Palermo e fare una buona cassata, quindi ci dobbiamo adeguare al mercato, è un po' come la Champions League del caffè, dico io.
E voi siete dei naturali campioni, perché non dimentichiamo che la tua famiglia realizza caffè torrefatto da più generazioni. Sì, sono quattro generazioni, dal 1892, di padre in figlio questo lavoro è andato avanti, e ancora oggi portiamo avanti le tradizioni e i valori di mio padre. Walter, io vorrei lasciarti a questo punto, a tutti coloro che ti attendono e che stanno magari degustando alle nostre spalle il caffè che è veramente tra i migliori offerti qui in fiera. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui tutti loro possono scrivere per andare a avere maggiori informazioni e entrare in contatto con voi, offrirsi in qualche modo come agenti? Beh, possono andare sul sito www.cremoso.it e lì potranno trovare tutte le informazioni. Grazie, a questo punto consentitemi di fare una pausa e gustare anche io un cremoso, direi perfetto, qui al banco. Grazie Walter. Grazie a tutti e buona giornata.